Agosto resta il mese delle ferie, complice il sistema produttivo che va in vacanza. Nell'alta stagione, anche se i costi lievitano, gli italiani non rinunciano e seppur c'è il ritorno alla meta estera, 7 italiani su 10 restano entro i confini nazionali. Si sceglie il mare nella metà dei casi, in Abruzzo, Montesilvano, gli alberghi registrano il tutto esaurito. Siamo molto soddisfatti e felici perché a livello nazionale c'è un'inflessione per quello che riguarda il turismo e noi invece quest'anno abbiamo mantenuto i numeri già da record dello scorso anno e contiamo di arrivare appunto a eguagliare, se non a superare, anche le presenze del 2022. E gli alberghi sono tutti pieni, così come la sera, grazie all'isola pedonale, grazie a una programmazione importante che abbiamo fatto per quello che riguarda gli eventi, la nostra Montesilvano è sempre viva, è sempre più meta di non soltanto dei turisti, dei cittadini, ma anche di tanti concittadini e corregionali che si spostano per arrivare nella nostra città per godere delle serate all'insegna della spensieratezza. Sicuramente da un punto di vista economico questo è qualcosa di davvero importante sul quale continueremo a lavorare e certi che il turismo è il nostro traino e sul turismo bisogna investire così come fatto in questi anni. Dati positivi nonostante le premesse timide di inizio stagione che dovranno essere confermati anche per la seconda metà di agosto. La bandiera blu ha purtroppo dei requisiti ben definiti e quest'anno abbiamo lavorato, voglio ricordarlo, per il primo anno abbiamo presentato una candidatura, abbiamo fatto un lavoro che mai era stato fatto sul Montesilvano e siamo certi che il prossimo anno arriveremo a conquistare il vessillo che quest'anno, lo sottolineo, non è stato raggiunto solo e esclusivamente perché non si è raggiunta la percentuale di raccolta differenziata necessaria. Ma posso dare un dato certo, nel mese scorso abbiamo finalmente raggiunto quella percentuale che ci garantirà il prossimo anno, sono certo, è l'ultimo vessillo dopo tutti i riconoscimenti che abbiamo avuto, non ultimo anche il riconoscimento per quel che riguarda l'accessibilità sul nostro territorio che è qualcosa che ci rende davvero orgogliosi.